Ebbene, amici e fratelli della congrega, che cos'è tutto questo casino, come direbbe il meridione? C'è tutto sto caso, metterò qua, non si riesce a vedere, vicino al cinema, sto andando a vedere il nuovo film di Paolo Virzì e mi sono portato dietro il libro appena arrivato. C'è un refuso nel capitolo 3, mi ero un po' confuso, aggiusterò per quanto concernerà l'audiolibro che sto recitando. Michael Winner, regista del Giustiziere della Notte, giusto? Gli va giusto. Marlowe indaga, The Big Sleep, Howard Hawks, Humphrey Bogart, Marlowe il poliziotto privato, Dick Richards, Blade Runner, sì, Rickard, ecco, mi confondo con Rickard, settore. Sì, uomini che scarabocchiate, offese, contro il sottoscritto. Non sono rimasto offeso. Mi offendeste, mi avete offeso, ma ecco, capitolo 3. Scusate, a volte sono imbranato, ma ci sta. Capitolo 3, sono Detective Marlowe, la Bobby Mitchum, la Liam Neeson. La perdita delle mie coordinate spazio-temporali, c'è bisogno di un temporale, basta, una forte pioggia, piovuto fino a poco tempo fa, ed una grandiosa furiosa, no, ad una grandinata furiosa, grandiosa, tosta, tempestiva, ma serena e rinfrescata nella mia vita dall'agrodolce sapore noir, più amaro e feroce. Uomini, io sono Philip Marlowe, no, Philip Morrison. E sono anche Jacopo, più grande investigatore del mondo, mi è favorito, ci siete arrivati. Da uno studio di Giorgia, la cantante, no, della Giorgia, lo dicevano per radio, è emerso che l'intelligenza di una persona si può individuare dall'ampiezza, diciamo, grandezza delle pupille, impossibile. Per me, caso unico, più unico che raro, caso umano, i miei occhi sono neri, i miei denti un po' gialli, come i miei libri sofisticati. Ecco, questo è un grande libro, eh? Il commissario.